dicessi che esistono persone nate solo per la donazione di organi, la risposta a questa domanda potrebbe essere il punto di partenza per la ricerca di cure di malattie ancora molto difficili da curare. Questa domanda ce la siamo fatta noi, la prima D, dopo aver letto il romanzo Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro, che parla della storia di tre ragazzi, Katie, Tommy e Ruby. Della paternità ad Elsham. La loro vita è voluta e programmata da paternità superiore nascosta. Questo li porta a domandarsi cosa sarà del loro futuro e a chiedersi il significato del ruolo di donatore. Dopo avervi introdotto la storia dei tre ragazzi e della realtà ostile in cui vivono, proveremo a dare una risposta alla domanda iniziale. E per farlo ascolteremo il parere di professori e studenti al riguardo. Penso che sono sempre stato pro a donare gli organi alle persone gravemente malate per salvarne la vita, perché se ce n'è bisogno sono sempre disponibile, come credo che dovrebbero essere tutti. Se non ha delle ripercussioni su di me, penso che sì, non avrei. Allora, partiamo dalla parte principale del discorso. La persona in sé non è letteralmente l'involucro di carne che ci contiene, ma la persona in sé è la mente, la psiche della persona, le sue scelte passate, ciò che la rende, ciò che le fa paura, ciò che le piace. Il concetto di persona va ben oltre la nostra composizione di ossa e carne. Questa è letteralmente come una macchina. Ciò che ci fa è il nostro cervello, le reazioni al suo interno. Clonare una persona implicherebbe non clonare. Cioè, ad esempio, se mi clonassero a me, loro non starebbero facendo la seconda versione di Alberto Ingrosso, ma un altro essere umano a parte. Già clonare degli esseri umani di per sé solleva varie questioni morali, in quanto comunque ogni essere umano ha la propria dignità e non dovrebbe essere creato in laboratorio apposta per altri fini, a parte quello dell'esistenza. Quindi, soprattutto, nonostante comunque quelli clonati in questo caso siano malfattori comunque criminali, anche loro hanno dei propri diritti in quanto esseri umani e non dovrebbero essere considerati come delle cavie da laboratorio per le colpe che hanno. Penso di sì, e penso che sia una bella cosa anche, diciamo, nella realtà, laddove è possibile, appunto, che una persona doni i propri organi nel momento del bisogno. Allora, questo mi sembra un po' un ragionamento astruso, perché la donazione degli organi è qualcosa che serve ed è reale, lo si fa ogni giorno. Quindi nel momento in cui una persona ha questa sensibilità, secondo la quale si può fare una donazione di un organo verso qualcun altro, un estraneo o un parente, non vedo il motivo di clonare, quindi il ragionamento della clonazione è così fantascientifico, lascerei. Beh, se si potesse fare sarebbe una cosa ovvia. Sì, è ovvio che se si potessero creare dei cloni per donare gli organi, io sarei assolutamente favorevole, per il semplice fatto che non siamo noi, quindi io non voglio prendere la responsabilità, però comunque abbiamo la possibilità di donare degli organi a delle persone che sono. Io sinceramente, in quanto umano, spero, come penso la maggior parte dei nostri viventi, in qualcosa di immortale, però in quanto come concetto ineffabile non penso che sia qualcosa di raggiungibile. Certo, l'idea di qualcosa di infinito penso che potrebbe rassicurare me come tutte le persone, però è in quanto irraggiungibile. Secondo me sì, secondo me in un mondo parallelo che magari noi non ci immaginiamo, su un altro pianeta che magari non abbiamo ancora esplorato, secondo me sì. Allora, secondo me l'immortalità non esiste, in quanto qualsiasi cosa che esiste in questo mondo ha un inizio e una fine, ed è bello così. Infatti io sono contro tutte quelle persone che vorrebbero essere immortali, in quanto secondo me il bello della vita è proprio che è limitata e che prima o poi finisce. Attualmente no, ma credo che con i progressi della scienza ci sarà sicuramente un metodo per renderci immortali. Probabilmente no, perché altrimenti le cose hanno valore semplicemente perché hanno una durata. Quando smettono di avere una durata non hanno più valore. Sono immortali. Beh, da un punto di vista biologico non di certo. Cioè, credo che l'esistenza sia più
più intensa, più che abbia un valore diverso se è limitata, cioè se si pone una, se si pone una fine. E, anzi, la sua ricchezza forse consiste proprio in questo. Invece, dal punto di vista della memoria collettiva e della cultura, non credo di certo che sia il mio caso, però poi magari certo sarebbe una bellissima cosa, però. Ah, c'è qualcuno che ha detto che meno male che gli uomini sono mortali, così sono meno cattivi. Perché immaginate uno che fa del male, se non si trovasse di fronte al limite della vita, quella malvagità sarebbe infinita. Invece il fatto di pensare che abbiamo una fine porta un po' anche a ripensare a quello che facciamo, a pentirci anche di quello che facciamo, perché abbiamo questo limite, questo confine, questa soglia. No, allora vivere sapendo di dover morire, o comunque sapendo come andranno già gli eventi nella mia vita, mi peserebbe molto, in quanto comunque limiterebbe il mio libero arbitrio, la mia capacità di fare, di prendere decisioni anche in affrettate o comunque poco pensate, e che caratterizzano comunque la vita di ognuno, e mi porterebbe a fare cose che mi spingerebbero a quello che io so già dovrebbe essere il mio futuro, quindi non sarebbe una vita molto libera e serena. Penso di no, perché credo che noi siamo i creatori e gli artefici del nostro destino, e quindi avere la consapevolezza di avere una vita programmata e doverla vivere secondo uno schema non fa per me, anche perché sono una persona che non riesce a pianificare le cose, e avere dei limiti entro i quali dover organizzare la propria vita e sapere di avere un fine a cui bisogna arrivare proprio perché il destino è già assegnato non farebbe per me. Se dovessi vivere una vita con la consapevolezza che il mio destino è già segnato, probabilmente non la vivrei mai con appieno, perché mi perderei le altre cose e sarei, immagino che sarei molto, come posso dire, rassegnato al fatto che comunque non so già come andrà a finire. Allora, sarebbe molto difficile, sarebbe una vita difficile, però la sfrutterei al massimo, farei del mio meglio per raggiungere ogni mio obiettivo. Confusi, spaventati, è questa la prima impressione che emerge ascoltando studenti e professori del nostro liceo. Molti di loro appaiono terrorizzati all'idea della morte e preferiscono quasi non pensarci, mentre altri la considerano come la fine di un viaggio che porterà in un futuro all'inizio di una nuova vita. Molti di loro si sono quindi rivelati favorevoli alla canzone. È emersa però una poca sensibilità e considerazione rispetto ai sentimenti delle persone che, se fortunate, possiedono sogni, ambizioni, desideri. Questo dimostra da un lato come gli esseri umani siano in grado di fare qualsiasi cosa per le persone a cui tengono, dall'altra parte fa emergere l'immenso egoismo che da sempre caratterizza la nostra specie. Infatti, pur di aiutare le persone a cui teniamo, saremmo disposti a stroncare le vite di giovani ragazzi e ragazze, barattando la loro felicità con la nostra. D'altro canto, però, alcuni si sono rivelati favorevoli alla clonazione di se stessi per aiutare gli altri e sentirsi in un qualche modo vivi. Concludendo, ci auguriamo che le nostre esperienze e il nostro lavoro di scuola possano essere uno spunto di riflessione per voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie dell'attenzione.